Aglic, sta seriamente pensando di andare avanti al Maribor. Amir Ruznić, procuratore di Josip Ilicic, ha parlato a Radio Serie A. Ha un altro anno di contratto col Maribor, che ci ha anche proposto un rinnovo. Sicuramente lui non ha voglia di smettere, perché si sente davvero bene sia di gambe che di testa. A 36 anni sta seriamente pensando al rinnovo, e questo fa capire che non ha voglia di smettere. Lazio. Il Girona vuole Castellanos. Il Girona ha messo nel mirino Valentin Castellanos, vecchia conoscenza del club catalano. Il giocatore, infatti, farebbe ritorno in Spagna dopo il prestito nella stagione 2022-23 dal New York City. La squadra di Muñoz è interessata all'attaccante di proprietà della Lazio e ha messo sul piatto 15 milioni di euro, cifra per ora ritenuta troppo bassa da Lotito. Niente Serie A per Morata, vai in Arabia. Alvaro Morata si appresta a lasciare il calcio europeo e a raggiungere l'ex capitano del Real Madrid Nacho in Arabia Saudita. Sembrano dunque sfumare le possibilità di rivedere l'attaccante classe 92 nella nostra Serie A, con Juventus e Milan che gli sono state accostate con maggiore frequenza. Secondo quanto riferisce infatti il portale Relevo, Morata è molto vicino ad accettare la proposta economica dell'Al-Khadja, formazione della Saudi Pro League. De Bruyne, resterò al City, partirei solo per UNOFFERTA assurda. Il centrocampista belga Kevin De Bruyne in un'intervista a HLN ha parlato del suo futuro, che non è escluso possa essere lontano da Manchester un giorno. Resterò al City, ho letto molti titoli riguardo a un mio trasferimento ma non ho parlato con nessuno. Avrò un'estate tranquilla, mi godrò le vacanze e poi tornerò a Manchester City. Ho molti soldi, ma se mi arrivasse un'offerta assurda dovrei pensare anche alla mia famiglia. Ai miei parenti, ai miei nipoti, ai miei amici, ha affermato il calciatore, non chiudendo del tutto a una possibile partenza. L'Inter saluta Cuadrado. L'Inter saluta Juan Cuadrado. Il colombiano ex Juventus era arrivato a Milano la scorsa estate ed è stato frenato da diversi problemi fisici. Una stagione in nerazzurro e la conquista dello scudetto della Stella, Juan Cuadrado e L'Inter si salutano, si legge nella nota. Il giocatore ha collezionato 12 presenze complessive. 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d'Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la famiglia interista. Grazie, Juan. Conclude la nota. United, continua il pressing su DLIGT. Il Manchester United pensa a Matthijs de Ligt per la difesa, la richiesta di Ten Hag è di riabbracciare il difensore olandese, con lui all'Ajax nel 2018-19. L'ex Juventus ha aperto al trasferimento e il Bayern Monaco non sembra volersi opporre, alla giusta cifra. Lazio, Greenwood nel mirino MAL e richiesta dello United è alta. Mason Greenwood piace molto alla Lazio di Lotito, ma non è l'unica pretendente. Già da tempo la Juve sta monitorando il giocatore, ma la richiesta del Manchester United rimane molto alta, 35 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. Il presidente biancoceleste però non molla. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'offerta di 20 milioni più percentuale di rivendita del 50% non è bastata per convincere i Red Devils, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con gli inglesi per cercare di venirsi incontro. Aston Villa, sondaggio per BI Lunga OL.
L'Aston Villa continua a guardare in Italia dopo gli acquisti di Ailing Junior ed Enzo Barrenechea. Il club inglese avrebbe fatto un sondaggio per Xhaka Biol, secondo quanto riportato da tutto Mercato Web. Chelsea, ufficiale LARRIVO di Mark Guiu. Mark Guiu è un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno ufficializzato l'acquisto dal Barcellona dell'attaccante classe 2006. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra londinese fino al 2029. L'annuncio tramite un comunicato sui canali ufficiali del club, il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio dell'attaccante Mark Guiu dall'FC Barcellona. Lo spagnolo ha concordato un contratto quinquennale con i Blues, che include un'ulteriore opzione di un anno, e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per la prestagione. DALLINGHILTERRA. Pioli AUN concorrente per LALITTIHAD. Stefano Pioli è uno dei due allenatori candidati alla panchina di Al-Ittihad, che ha appena salutato Marcelo Gallardo. Secondo i media inglesi in corsa con l'ex Milan c'è anche Marco Silva, attualmente sotto contratto col Fulham. L'offerta saudita è di circa 18 milioni di euro l'anno. Bologna Juan Miranda, manca solo l'ufficialità. Juan Miranda non è più un giocatore del Betis Siviglia. Il club spagnolo ha ufficialmente salutato il terzino, pronto ormai per una nuova avventura. L'esterno sinistro classe 2000, infatti, ha svolto le visite mediche con il Bologna ed è pronto per la firma del contratto con il club rossoblù. Lazio. Accordo trovato per Dele Bashiru. Tutto fatto per Fisaio Dele Bashiru alla Lazio. Il centrocampista nigeriano classe 2001 della Tayspor arriverà in biancoceleste con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Oggi i due club e gli agenti firmeranno i contratti e chiuderanno l'operazione, così da permettere a Dele Bashiru di presentarsi già al ritiro di Auronzo di Cadore con il resto della squadra. DALLINGHILTERRA. United vicino a ZIRKZEE. Rumors dall'Inghilterra sull'affare Xerxes United, che danno l'attaccante olandese del Bologna a un passo dall'ufficialità per giocare all Old Trafford. Secondo L-Account X, ex Twitter Manchester United Forever, una delle voci social più seguiti tra i supporters dei Red Devils, sarebbe stata già raggiunta l'intesa con il giocatore e il suo agente per il trasferimento in Premier League. Nel frattempo lo United, secondo i rumors di giornata, a conferma di quanto emerso già nei giorni scorsi, ha accettato di pagare la clausola rescissoria fissata dal Bologna, e il trasferimento dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno e svolto le visite mediche si concluderebbe entro la fine di questa settimana. Roma. Ufficiale Sangaré dal Levante. La Roma annuncia l'arrivo di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 di piede destro nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all'Europeo di categoria Under 17. Benvenuto a Roma, Buba, si legge nel comunicato del club giallorosso. Sampdoria, possibile ritorno di Esposito. Sebastiano Esposito vuole restare a Genova. Si sono intensificati i contatti tra Inter e Sampdoria per l'attaccante classe 2002, che già la scorsa stagione ha indossato la maglia blu cerchiata. Il giocatore, che sembrava destinato al prestito all'Empoli, vorrebbe mettere in pausa la squadra toscana e aspetta il club ligure.
LL ritorno alla corte di Andrea Pirlo è ancora possibile, ma tanto dipenderà dai nerazzurri. LA Salernitana saluta GYOMBER, risoluzione contrattuale. La Salernitana comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore slovacco Norbert Gjomber. La società ringrazia Gjomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, si legge nel comunicato che ufficializza il divorzio con la squadra campana. Lazio. KAMADA è un nuovo giocatore del Crystal Palace. Daichi Kamada ha firmato con il Crystal Palace, è ufficiale. Il centrocampista giapponese lascia la Lazio dopo una sola stagione, approderà ora in Premier League. Il comunicato del club inglese. Il 27enne centrocampista offensivo ha giocato ai massimi livelli sia per il club che per la nazionale e si unisce al Palace dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio. Juve, l'OM di De Zerbi piomba su Locatelli. Mentre la Juve ufficializza l'arrivo di Douglas Luiz, lavora per chiudere l'affare Khéphren Thuram e pianifica le prossime mosse per dare l'assalto a Theon Koopmeiners, si registra un'interessante indiscrezione di mercato per un centrocampista bianconero. Secondo Tuttosport, l'Olympic Marsiglia di Roberto De Zerbi sarebbe infatti piombato su Manuel Locatelli. L'ex tecnico del Brighton conosce molto bene il giocatore perché l'ha già allenato al Sassuolo.